All'inizio quando l'ho letto ho pensato, non so cosa pensare, ovvero ho letto i punti e nei punti si parlava di permessi, di licenze e noi chiaramente siamo stati capitani a quelli che abbiamo avuto dei problemi perché chiaramente avevamo dei vicini che potevano essere disturbati da rumore, abbiamo preso dei provvedimenti seri, abbiamo messo dei limitatori digitali, abbiamo creato delle barriere, addirittura lì si parlava di scie, permessi alimentari, e noi abbiamo fatto tutto in anticipo, abbiamo subito con piacere verifiche degli impianti elettrici che a detta dei tecnici sono state giudicate degne di un ospedale da campo, quindi siamo felici che abbiano fatto questa interrogazione e che l'abbiano portata al commissario. E chiaramente, non essendo ormai quelli che hanno fatto questa interrogazione dei privati cittadini e non avendo diritto all'accesso agli atti, noi siamo disposti ad ospitarli, a fargli vedere tutti gli incartamenti che gli vorrebbero servire un domani dovessero loro organizzare una manifestazione. Questo è stato il mio pensiero in merito all'interrogazione al commissario, che tra le tante cose volevo invitare, perché comunque lui amministrerà per 12 mesi questo comune, ritengo che questo sia un fiore all'occhiello del comune di Guidonia. Poi chiaramente vado a cercare le ragioni e mi rendo conto che ancora una volta questi politici che appartengono ad una politica ormai finita, passata, le faide interne al partito, e basta vedere i firmatari, attaccano una manifestazione per attaccare persone che fanno parte del loro schieramento. Questa è la politica che oggi ci amministra, questa è la politica che i cittadini si sono stufati di vedere. I cittadini hanno bisogno di qualcuno che li amministri e che si interessi delle loro necessità. Questo posto è per quelli che non hanno in questo momento economico particolare più la possibilità di andare in vacanza, di stare fuori un mese o forse neanche una settimana. Hanno dato un posto dove passare la loro estate. Dovrebbero riflettere, secondo me, due grandi riflessioni dovrebbero fare. Pensare a che cos'è il Guidonia Sport Village e per chi è, e pensare ad abbracciare un'altra carriera che non è quella politica, magari ce ne sono altre aperte per loro.